Partirò dalle date che fanno da titolo al nostro incontro, 31 maggio, 2 giugno 1793. Cosa accadde in quei giorni? Accadde che una parte della Convenzione nazionale, cioè del Parlamento eletto pochi mesi prima, nel settembre del 92, dopo l'arresto del re e la vittoria militare di Valmy, decreta, sotto la pressione dei gruppi popolari più politicizzati, raccolti sotto l'egida della commune, della municipalità di Parigi, l'arresto di 22 deputati girondini, esponenti cioè della fazione girondina, egemone fino a quel punto negli equilibri politici e parlamentari della Francia. È bene chiarire preliminarmente che siamo nel cuore della crisi rivoluzionaria della Francia. Ho appena detto che il 10 agosto del 92 è stato arrestato il re. Poco dopo la guerra contro la Prussia volge al meglio con la vittoria anche simbolica di Valmy. C'è una pluralità di poteri, questo è il punto focale della nostra riflessione. Una pluralità di poteri. C'è il Parlamento, c'è la Convenzione nazionale che è stata eletta appunto a ridosso di questi avvenimenti drammatici, ma ci sono anche le sezioni popolari, le sezioni parigine in cui i cittadini politicamente attivi si raccolgono, discutono, decidono. Sintetizza il lavoro delle sezioni la comune, la municipalità che ha un suo sindaco, ma c'è anche il Dipartimento di Parigi e c'è il Comitato di Salute Pubblica, una pluralità di poteri che già di per sé costituisce un elemento latente di crisi. Di che cosa sono accusati i 22 che vengono arrestati? Di essere nemici del popolo, cioè delle sezioni sansculotte rappresentate dalla Comune, di volere addirittura distruggere Parigi, cioè il potere della Comune. Dopo 3 giorni di seduta, l'arresto avviene in aula domenica 2 giugno 1793. Nella storiografia filo-giacobina, peraltro minoritaria, l'episodio viene narrato in modo sommario. Si può segnalare addirittura un fenomeno curioso che un grandissimo libro, il romanzo della vecchiaia di Victor Hugo, 93, 1793, incentrato su quell'anno drammatico, non parla per nulla di questo episodio del quale oggi discorriamo. La giustificazione dell'accaduto nella storiografia filo-giacobina si intreccia col racconto innervandolo. Raccolgo qualche citazione che può essere istruttiva, una da un classico, dal grande libro del più rappresentativo degli storici di orientamento filo-giacobino, Albert Mathies, fondatore fra l'altro della rivista di studi robespierristi, Des études robespierristes. Mi riferisco alla fine del secondo volume della sua Révolution française, che esce nel 1924. Sintetizza la vicenda in poche frasi. L'assemblea fece il giro del palazzo, cioè di questo palazzo, delle Tuileries, sede del re, ma ormai sede della convenzione, mentre il re è prigioniero nella Torre del Tempio. L'assemblea fece il giro del palazzo, respinta dovunque, rientrò umiliata nella sala e si sottomise. Dietro mozione di Couthon, uno dei massimi esponenti, insieme con Robespierre e Saint-Just, della corrente giacobina, consegnò i suoi membri. Così finiva col trionfo della montagna, dei montagnardi, cioè dei giacobini, che siedono in alto nell'assemblea e perciò chiamati così, la lotta incominciata fin dall'assemblea legislativa.
E subito però Mathies intreccia al brevissimo resoconto telegrafico il giudizio. I girondini furono vinti perché, avendo scatenato la guerra, non seppero procurare la vittoria, perché, avendo per primi denunciato il re e auspicata la Repubblica, non seppero risolversi a rovesciare l'uno e a proclamare l'altra, perché esitarono in tutti i momenti decisivi alla vigilia del 10 agosto, il giorno dell'arresto del re, e alla vigilia del 21 gennaio, il giorno in cui la Convenzione condanna a morte Luigi XVI, il 2 giugno fu ben più che una rivoluzione politica, i sanculotti rovesciarono non solamente un partito, ma fino a un certo punto una classe sociale. Già la rivoluzione del 10 agosto, conclude il suo commento Mathies, era stata caratterizzata da un'evidente diffidenza verso il parlamentarismo. Col 2 giugno la finzione, notare la parola, la finzione del parlamentarismo è scossa, il tempo della dittatura è ormai vicino. 1924, Mathies, severissimo studioso, mal visto dalla Sorbonne, cioè dall'Accademia ufficiale, è anche un militante politico, è entrato per breve tempo nel Partito Comunista Francese, ne è uscito come filo trotschista. Le sue parole hanno dunque un sapore anche di attualità. La finzione del parlamentarismo è scossa, il tempo della dittatura è vicino. Più sintetica, ma non meno esplicita, la valutazione con cui uno storico di poco precedente, che era anche un grande militante politico, Jean Jaurès, assassinato da uno studente di destra alla vigilia dell'agosto 14, egli era contro la guerra e per questo fu assassinato, autore della storia socialista della rivoluzione francese, Histoire socialiste de la Révolution française, nel tomo nono di questa opera immensa, dedica poche frasi a questo tornante drammatico. Vergniaud è uno dei 22 deputati che poi vengono arrestati, in una di quelle tragiche giornate aveva esclamato, va notato anche il tono della oratoria di questi uomini, aveva esclamato: date da bere dunque un bicchiere di sangue a Couthon, egli ha sete. Commenta Jaurès, Vergniaud si ingannava, Couthon non aveva sete di sangue, ma la Gironda era diventata un pericolo mortale per la rivoluzione, essa doveva scomparire. E potremmo ricordare il più significativo degli storici italiani di orientamento filo giacobino, Armando Saitta, che sintetizza anche lui molto in breve questa vicenda. I girondini attaccarono, poi vedremo perché egli si esprime in questo modo, ma non era più possibile contenere l'agitazione. Il 31 maggio l'insurrezione armata dei sanculotti spezzò l'offensiva, due giorni dopo un colpo di forza decise della sorte dei girondini che furono proscritti. Il trionfo della montagna era netto e pieno, suonava ormai l'ora di Massimiliano Robespierre. Poi lui commenta con una acuta osservazione: si parla comunemente di dittatura di Robespierre, sbagliando. Robespierre fu a capo di un governo forte, egli scrive, di un governo rivoluzionario, ma non poté far mai nulla da solo senza l'appoggio della Convenzione. E nota anche Saitta, giustamente, nel Comitato di Salute Pubblica, che è il vero governo della Repubblica, Robespierre entra più tardi, c'è già prima di lui Danton, che si pone invece come mediatore tra la Gironda e la montagna. Ma la ricostruzione esatta di ciò che era accaduto in quei giorni fu sin dal principio confusa, controversa. Mi è accaduto di trovare nella curiosa circolazione dell'antiquariato, soprattutto dei librai francesi del Midi,
una rara, rarissima brochure prodotta a ridosso dei fatti, stampata qualche settimana, qualche mese più tardi, è indirizzata, questo è importante, vedremo perché, a tutti i dipartimenti della Francia, tutte le regioni, diciamo, si chiamano dipartimenti della Francia, e fornisce la narrazione autentica, diciamo così, ma ovviamente di parte, emanata dalla stessa Commune di quella vicenda. È una voce autorevole, in una profluvia di stampa, di giornalismo, in quei mesi convulsi che caratterizzano la crisi del maggio-giugno 93. L'opuscolo incomincia, esordisce con la dichiarazione, per l'appunto, che diverse versioni dei fatti hanno circolato, resoconti messi insieme secondo le passioni dei loro autori, con tutta probabilità dirette da quel vergognoso sistema di divisione e di federalismo di cui non possiamo nasconderci l'esistenza. Federalismo è una parola all'epoca mal vista dai giacobini, che sono centralisti, ed è la parola d'ordine dei girondini, che sono per le autonomie. I giacobini dominano Parigi, gli altri dominano nella provincia e sono federalisti. Di fronte a tutti questi racconti, gli autori, vedremo poi chi sono, della brochure, i capi della municipalità di Parigi, decidono di diffondere nei dipartimenti la versione autentica dei fatti, per un dovere, si dicono, nei confronti dell'intimo legame che abbiamo coi partiti e coi patrioti di tutti i dipartimenti, e anche per fornire un resoconto veridico di fatti che occuperanno un posto speciale nella storia della libertà. E qui comincia la ricostruzione dei fatti. Posti dalla natura delle cose, nella posizione di sentinelle, en vedette, di sentinelle, al fianco della rappresentanza nazionale, testimoni di tutto ciò che i vostri rappresentanti facevano, dicevano e pensavano. Noi vi abbiamo lanciato il grido di indignazione tutte le volte che li abbiamo visti arretrare sul cammino del repubblicanesimo. La premessa è molto chiara. La Comune, le sezioni, il popolo di Parigi politicamente attivo è il guardiano della rivoluzione, la sentinella, sta accanto alla rappresentanza. C'è il Parlamento degli eletti dal popolo, ma poi c'è il popolo in prima persona che sta addosso. Per proteggerla, la rappresentanza, e controllarla al tempo stesso. Perciò dice che essi tengono d'occhio non solo ciò che dicono, ma ciò che pensano gli eletti dal popolo, i membri della Convenzione. Controllano il tasso di repubblicanesimo di questi uomini. E dunque la premessa, il cuore della questione, è il rapporto popolo-rappresentanza. Le grida d'allarme di cui si parla venivano, seguita questo opuscolo, intercettate da coloro di cui esse, voci d'allarme, denunciavano l'ignominia. Il linguaggio è sempre molto moralistico, naturalmente. E intanto i mali del popolo crescevano, e allora il popolo ha voluto vedere direttamente, se rendre compte, guardare dove fosse finita la grande opera della sua felicità. Felicità, ignominia, concetti che sembrano di carattere etico ma sono politici. E cosa ha visto? Funeste divisioni tra i suoi rappresentanti, dispute quotidiane interminabili in cui non si sfioravano nemmeno le questioni riguardanti il popolo. Ecco dunque apparire in queste parole il tema chiave, che è il corollario della questione popolo-rappresentanza, intendo il tema della divisione in fazioni, in partiti della rappresentanza, il tema della legittimità delle fazioni.
i partiti visti in questa concezione come una patologia della rappresentanza popolare. È il motivo caro a Saint-Just, che forse il più eloquente esponente della montagna, secondo un passo famoso dei suoi frammenti sulle istituzioni repubblicane, i partiti avevano come fine di scardinare la rivoluzione ed erano pagati dallo straniero. Perciò Saint-Just condanna le fazioni alla radice con una formulazione sulla quale conviene meditare per le sue implicazioni, è al popolo che tocca di esercitare la democrazia, exercer la democratie, parola rarissima in realtà, perché nel linguaggio della rivoluzione, nel linguaggio degli oratori, dei politici, dei giornalisti di questo periodo, la parola è république, la parola è liberté, la parola è nation, democratie è meno frequente, molto meno frequente. Invece Saint-Just dice, e ha ragion veduta, distingue i due termini, è al popolo che tocca di esercitare la democrazia e a voi deputati che tocca di governare la Repubblica. E la distinzione esercitare la democrazia, governare, è sottile, quanto mai inquietante. E infatti, in perfetta sintonia con questa visione, il pamphlet della Comune addita in una determinata fazione, nella fazione di cui Dumouriez, il leader militare, grande generale peraltro, della Gironda è il rappresentante più significativo, la forza che ha in mano i fili di tutti i complotti. Qual è l'effetto di questo partito annidato dentro la Convenzione e sostenuto dall'esterno? Il pamphlet non ha dubbi. Primo, boicottaggio della repressione nei dipartimenti infestati dai ribelli. Effettivamente in questo momento, mentre Parigi domina sulla Convenzione nazionale e il popolo parigino è attivo attraverso questi suoi organismi di base, il resto della Francia è diviso da una guerra civile aperta, la Vandea si è ribellata, non ha neanche votato per eleggere i convenzionali, e poi c'è l'Ovest, Bordeaux, il Midi, che si sono staccati, quindi la dittatura di Parigi sgretola la Francia. La presentazione che loro fanno, il boicottaggio della repressione nei dipartimenti infestati dai ribelli, immissione di veleni nel cuore stesso delle deliberazioni popolari, sostegno occulto alla inflazione, la quale determina una crescita dei prezzi e la rovina economica della classe povera, e si riferisce ad un'operazione micidiale che parte dall'Inghilterra, la distribuzione massiccia di assegnati, la carta moneta dell'epoca, di assegnati falsi, che producono un'inflazione paurosa, assegnati che arrivano in Francia attraverso i più diversi mascheramenti, non di rado attraverso il mascheramento di un estremismo ultrarivoluzionario. E fu in queste circostanze, seguita questo racconto, fu in queste circostanze che codesta fazione, imbaldanzita dai suoi successi, fece varare dalla Convenzione la nomina di un comitato di inchiesta di 12 membri. È la famosa Commissione dei 12, che è l'oggetto del contendere in queste tre giornate. I girondini in sostanza cercano, hanno cercato di rompere questa dualità di poteri, la Comune e le sezioni da una parte, la Convenzione dall'altra, creando un organismo, la Commissione dei 12, che aveva il compito di inquisire sui comportamenti della Comune, limitarne l'azione, farne arrestare gli esponenti più pericolosi. Ed è la Commissione dei 12 l'oggetto appunto del contendere nello scontro parlamentare che ha inizio la mattina, all'alba del 31 maggio. La goccia che fa traboccare il vaso è l'arresto di un magistrato amico delle sezioni. Il pamphlet si esprime ovviamente col tono
di sempre l'arresto di numerosi patrioti ben noti come tali fu il primo exploit di questa ben strana commissione. Un magistrato del popolo fu strappato alle sue funzioni, l'orario delle assemblee fu limitato. Era il colmo, e a questo punto la provocazione toglie la maschera alla sorgente tirannide e suscita la reazione popolare. Il seguito di questo racconto veridico, come si presenta, è diviso in due parti. Nella prima parte, vastissima, il tutto è quasi 30 pagine molto fitte, trascrive in integro le varie mozioni, i testi, gli appelli che le sezioni parigine fanno pervenire alla Convenzione nella mattinata del 31 per protestare contro la Commissione dei 12. La seconda parte, piuttosto rapida in realtà, racconta lo sviluppo degli eventi a partire dal momento in cui le sezioni in armi, al comando di François Henriot, in quel momento capo di battaglione della sezione Saint-Culotte, cioè ogni sezione ha un suo battaglione, ha delle armi disponibili, si suona l'allarme, si fa suonare anche a stormo le campane, le tocsin, le sezioni si mobilitano, si presentano alle Tuileries, attorniano il palazzo in armi in sostanza e inviano all'assemblea riunita le proprie mozioni. Il racconto rapido dello sviluppo degli eventi parte dal momento in cui questa massa armata arriva alle Tuileries fino all'epilogo della resa della Convenzione, dopo quella scena che è stata ricordata all'inizio da Mathies, del giro che i deputati fanno per constatare lo stato d'assedio e poi rientrano nella sala e decretano l'arresto dei 22. Le accuse che vengono rivolte da questi documenti riferiti in integro sono esagerate, sono le più varie. I girondini vengono accusati di volere restaurare la monarchia, fautori della monarchia. C'è una base anche per questo, perché loro vengono considerati appellanti, come si disse, cioè coloro che avevano promosso l'appello al popolo prima di decidere sulla testa di Luigi XVI, mentre poi la maggioranza della Convenzione, sia pure risicata, decise per la condanna espressa dalla Convenzione medesima, senza il ricorso all'appello al popolo. Quindi gli appellanti vengono a questo punto bollati come fautori del ritorno della monarchia. Altrettanto fantasiosa, ovviamente, è l'accusa di voler distruggere Parigi. La sera del 30 di maggio, come ho detto, il rombo del cannone dà l'allarme, le campane a stormo chiamano le sezioni a raccolta. Il popolo, scrive il pamflettista, corre alle armi, il potere rivoluzionario si organizza. A seguito di una tale chiamata, esso entra nel luogo dove si svolgono le sedute e dichiara che il popolo si riprende l'esercizio di tutti i suoi poteri, sospendendo provvisoriamente le autorità da esso emanate. Quindi coglie alla perfezione il problema incandescente che è davanti a questi uomini, il soggetto principale della democrazia, cioè il popolo stesso, ha il diritto di riprendersi quell'autorità che ha delegato eleggendo i deputati. La Convenzione, la mattina del 31, cede, vara un decreto che cancella la Commissione dei 12, ordina che siano perseguiti i cospiratori i cui nomi erano stati fatti alla tribuna e sono in sostanza quei 20, 22 deputati. Preannuncia, questo sa di retorica, una Fédération Générale Républicaine da tenersi a Parigi nell'anniversario del 10 agosto. Il 10 agosto è stato arrestato il re, il 10 agosto 93 si farà una grande riunione patriottica teoricamente aperta a tutti i dipartimenti. È molto utopistico perché la Francia è dilaniata dalla guerra civile.
E qui conviene porre attenzione a un personaggio che ha un ruolo non secondario nella vicenda, e cioè il ruolo di Danton in questa lunghissima seduta parlamentare. Danton si pone a metà tra la Gironda e la montagna, ma non è ovviamente un rappresentante della palude, che è la maggioranza che sta al centro tra Gironda e montagna. Danton è membro del Comitato di Salute Pubblica, il più autorevole in quel momento, componente Robespierre non ne fa parte, e si trova dinanzi ad un dilemma nel dibattito parlamentare. Siccome la presenza di questi armati intorno alle Tuileries, intorno al Parlamento, è inquietante, dal punto di vista legale è una violazione della legge, la disputa si accende intorno alla questione: dobbiamo per prima cosa deferire dinanzi ad un tribunale il comandante Henriot, che ha osato portare gli uomini armati intorno al Parlamento, o dobbiamo per prima cosa cassare la Commissione dei 12, che è la causa di questo sommovimento, di questa insurrezione potenziale o già in atto? E Danton si schiera per il secondo dilemma: prima bisogna cassare la Commissione dei 12, e si esprime, lo cito testualmente, per quanto sia possibile citare testualmente i discorsi di questi uomini, visto che gli atti parlamentari, che pur sono stati ricostruiti a posteriori, nel 1904 è uscita una colossale pubblicazione, Les Archives Parlementaires de la Révolution Française, sono una ricostruzione fatta coi giornali, con i riassunti ricavati dalla stampa, con un processo verbale molto scheletrico. L'insieme costruisce degli atti parlamentari che non sono stenografici come quelli successivi nel tempo ai quali noi siamo abituati. Ad ogni modo, Danton avrebbe detto: se la Commissione è colpevole, bisogna fare di ciò un esempio terribile, un exemple terrible. Bisognerà terrorizzare, effrayer tutti coloro che non rispettano il popolo, même dans son exagération révolutionnaire, anche quando esagera sul piano del rivoluzionarismo. Notare l'abilità di questa espressione. Poco dopo, nello stesso discorso, Danton dice: bisogna, decapitando la Commissione dei 12, salvare il popolo dalla sua propria collera. Sauver le peuple de sa propre colère, concedendogli la giustizia che gli chiede. Ma viene interrotto Danton da una domanda, chiaramente dalla parte ostile a tale ipotesi. I girondini volevano che fosse prima deferito a un tribunale Henriot e poi si parlasse della commissione, invece il Parlamento viene trascinato a parlare della commissione e a cassarla. Ma viene interrotto da una domanda: quale popolo? Danton, grande oratore parlamentare, non è di quelli che ignorano le interruzioni, la raccoglie l'interruzione e dice: voi dite, voi mi chiedete quale popolo? Risposta generica che scantona: questo popolo è immenso, è la sentinella avanzata della Repubblica. Ci si ripete spesso, soggiunge, che il popolo deve esprimersi legalmente. Ma se lo avesse fatto, non avrebbe mai compiuto un passo sul cammino della libertà. Torniamo al filo del racconto, come è presentato in questo prezioso opuscolo. La notte del 31, tra il 31 e l'1 di giugno, passa relativamente tranquilla. I deputati dormono nel Parlamento, anche perché accogliente, essendo stato a suo tempo la sede del sovrano. C'è anche una guardia armata, i cosiddetti granatieri della Convenzione, che però sono intimiditi dalla presenza degli armati popolari che stanno intorno, i quali si assopiscono, soltanto le sentinelle vegliano. Parrebbe una situazione, come si usa dire, di calma piatta, ma il 1 giugno, la mattina seguente, incomincia un logorio parlamentare, come dice questo anonimo scrittore. Il tempo trascorre in vane discussioni e declamazioni
poco civiche, incivique, perché civico è l'aggettivo che esprime il massimo di positività, quindi la sua negazione, incivique, vuol dire il massimo di negatività. Si rimette in discussione la decisione presa il giorno prima. A questo punto, le peuple perdit sa patience. Logorata la pazienza, nuovo dispiegamento di armati, nuova più stringente petizione letta davanti ai deputati, petizione che termina con frasi minacciose, anche se possono sembrare poetiche. Il fulmine sta tuonando, la foudre gronde, che è una minaccia chiarissima. Il presidente di turno della convenzione, Mallarmé, pavido, risponde in modo inconsistente. Va sempre tenuto presente che la convenzione è in seduta, ma infinite masse di persone circolano nella sala dove si svolge la riunione, partecipano di fatto al lavoro parlamentare, e queste persone, questa massa popolare che è entrata nella sala delle decisioni, vista la nullità della risposta del presidente di turno, abbandona in massa la riunione gridando aux armes, alle armi, vive la République e soprattutto sauvons nous-mêmes, salviamoci con le nostre forze, salviamoci da noi stessi, con i nostri mezzi. E a questo punto cosa accade? Qui il racconto del pamflettista è rapido. Dopo una discussion orageuse, una discussione turbolenta, la convenzione tutta intera si alza in piedi, esce dalla sala, attraversa le due ali di battaglioni armati che dobbiamo immaginarci in questo spiazzo, che riempiono il giardino delle Tuileries fino allo spiazzo del Carousel, e si rivolge la convenzione, i deputati, attraverso, si capisce, il suo presidente, che nel frattempo è cambiato, ma Mallarmé si è sentito male, se n'è andato, subentra Hérode Séchelles, si rivolge alla moltitudine che risponde alle parole del presidente: viva la Repubblica, morte ai traditori, justice des traîtres. Nulla però viene detto in questo resoconto sulla genesi di questa decisione, uscire dalla sala e andare incontro agli armati che assediano il Parlamento. Il racconto viene anteposto al commento, il commento si intreccia col racconto, come al solito, e le parole che riferiscono questa situazione estrema meritano di essere lette in extenso. Non si sa se la storia abbia mai offerto un quadro più grande e più maestoso. Il rappresentante e il rappresentato en présence, l'uno di fronte all'altro. Migliaia di armi in mani intrepide e neanche un colpo sparato. Il crimine che si ammanta di virtù per sfidare l'indignazione pubblica. Capite la pesantezza di questa espressione? Da una parte, nel periodo precedente, il rappresentante e il rappresentato, scena mirabile, sembrerebbe idillica, armi da tutte le parti ma nessuno spara. Ma subito dopo la qualifica è pesantissima. I convenzionali che stanno lì davanti ad Henriot e ai suoi uomini armati sono il crimine che si ammanta di virtù. Virtù è la massima qualifica positiva. Quando Saint Just dicevano i partiti sono illegali, i partiti nella Repubblica non devono avere spazio perché la virtù è una e non si può tagliare in partiti. Quindi la virtù è il crimine che si ammanta di virtù. Per sfidare che cosa? L'indignazione pubblica. E l'indignazione pubblica che viene tenuta a freno dalla consapevolezza di avere davanti eletti dal popolo. La forza incatenata dall'opinione, la forza che dispiega un appareil, un apparato militare, di cui ha giurato di non fare uso.
E poi commenta, il popolo, giacché, e questo è falso, tutti i dipartimenti erano presenti. Naturalmente non è vero perché ci sono i parigini tra i manifestanti. Laddove più di uno dei dipartimenti non era rappresentato nel consesso. E questo è un capovolgimento abile ma spregiudicato. È chiaro che la Vandea non ha votato e quindi non ci sono deputati vandeani nella convenzione, ma è il colmo di capovolgere i rapporti della questione dicendo noi rappresentavamo tutta la Francia, la convenzione era una convenzione lacunosa perché mancavano dei pezzi della Francia. La convenzione rientra coperta di applausi, dice l'autore, fatta ormai persuasa dai suoi stessi occhi che questo grande apparato bellico non è rivolto contro di lei. Sale alla tribuna Couthon, di cui abbiamo detto al principio, e dice: cittadini, tutti i membri della Convenzione devono essere ormai rassicurati della loro libertà. Siete andati incontro al popolo, dovunque lo avete trovato buono, generoso, incapace di attentare alla sicurezza dei suoi rappresentanti, indignato contro i cospiratori. Ora che avete potuto constatare che siete liberi nelle vostre deliberazioni, dichiarate che i membri denunciati saranno messi agli arresti. La proposta viene approvata, viene letto un messaggio di plauso da parte degli assedianti, commento finale, tale fratelli è il racconto esatto di questa terza rivoluzione. La prima è il 14 luglio, naturalmente, la Bastiglia. La seconda è l'arresto del re, il 10 agosto. Il 2 giugno è la terza rivoluzione. Tale è il racconto esatto di questa terza rivoluzione, la più calunniata e al tempo stesso la più bella di tutte, che non è costata una goccia di sangue né una lacrima. Ho detto prima che ci saremmo soffermati sull'autore probabile di questo lungo testo, senza andare nel dettaglio possiamo dire è probabilmente il sindaco di Parigi, Jean-Nicolas Pache, personaggio singolare protetto di Marat, probabilmente Marat stesso ha contribuito alla scrittura, Marat è nella convenzione naturalmente, di questa narrazione. Pache ha superato anche Termidoro, nel senso che non è stato liquidato fisicamente, come è successo a Robespierre e agli altri, il 9 Termidoro dell'anno secondo, luglio del 94, è morto nel 23. È probabile che sia lui l'autore, è probabile anche perché testimoni coevi indicano in lui il vero artefice materiale dell'operazione 31 maggio 2 giugno. Naturalmente la domanda che si pone è perché fu scritto questo resoconto, credo che sia chiaro da quello che abbiamo detto, è scritto per i dipartimenti. Nell'intestazione è esplicito, il Consiglio rivoluzionario della Comune di Parigi si rivolge ai fratelli degli 84 dipartimenti e delle 48 sezioni parigine per raccontare come veramente andarono le cose, perché troppe calunnie circolano sulla giornata del 2 giugno. L'autore scrive alquanto dopo, abbiamo detto, si può anche calcolare quanto tempo perché è datata anno secondo, l'anno secondo comincia il 20 settembre del 93, l'anno primo comincia il 20 settembre del 92, i fatti si sono svolti a giugno, quindi sono passati alcuni mesi. Una peculiarità non sarà sfuggita, credo, in questo racconto, ed è che Pache, possiamo tranquillamente dire che è lui l'autore, non fa mai il nome di Henriot. Noi lo ricaviamo da altre fonti, da altre cronache. Questo è curioso, o meglio, merita una spiegazione. Da un lato la spiegazione più ovvia e immediata, di immediata evidenza, è che è prudente non fare nomi. L'opuscolo è anonimo e certamente non denuncia chi ha organizzato questa operazione militare, diciamo pure, sul Parlamento.
quindi il nome non viene reso esplicito. Ma c'è una ragione più profonda: il soggetto di tutto il racconto è, come avete monotonamente sentito, le peuple, perché l'idea di fondo che sta alla base di tutta l'operazione è che il popolo è la legge. La convenzione si era trasferita qui il 10 maggio, cioè poco prima dei fatti che stiamo raccontando, prima era in una sede, in uno dei maneggi della città di Parigi, sia nella vecchia sede che nella nuova, campeggia sulla testa dei deputati una sola parola, la legge, la loi. Ma è il popolo la legge. E questa è l'idea della democrazia antica. Le fonti antiche che parlano di quella remota vicenda che in tanti elementi anticipa quella moderna, lo fanno in modo ostile, additano questo pregiudizio inerente al meccanismo democratico arcaico. Chi è superiore, il popolo o la legge? E la risposta degli ateniesi del V secolo avanti Cristo è il popolo. Un nemico della democrazia antica, uno scrittore, forse il sofista Crizia, in un opuscolo che ci è giunto, molto acuto e molto velenoso, dice: ma ad Atene è il popolo stesso la legge. Ed è questo l'architrave del pensiero dell'autore di questo opuscolo e della leadership giacobina. Il popolo è la legge. Ma il racconto di Pasce, così abile, va messo a raffronto con altri racconti. Quali sono le altre fonti contemporanee che abbiamo? Naturalmente i giornali, il Journal de Paris soprattutto, che dice sostanzialmente le stesse cose che dice Pasce, sia pure in breve. C'è un'altra fonte, cioè la memorialistica naturalmente. Mi riferisco in questo caso ad un testo di un contemporaneo, di un protagonista, che per ora non abbiamo ancora nominato, ma ora ne dobbiamo parlare, Bertrand Barrère. Barrère è un convenzionale, è stato eletto lì, ha una lunga carriera alle spalle. Chi era Barrère? Barrère era stato un avvocato durante l'Ancien Régime, aveva scritto anche un éloge de Louis XII, di Luigi XII, deputato agli Stati Generali, giornalista, seguace di Mirabeau, eletto alla Convenzione, eletto a Toulouse naturalmente. Non si schiera né con la montagna né con la Gironda, si colloca nella palude, entra nel Comitato di Salute Pubblica, cioè conta molto più di Robespierre in quel momento, in questi giorni di cui stiamo parlando. E però dopo il 2 giugno, lui che si è posto sempre in posizione equidistante, diventa il fustigatore implacabile dei nemici del popolo, dei nemici della rivoluzione. Come membro del Comitato di Salute Pubblica, lui resta nel Comitato anche quando esso viene rinnovato, per la disinvoltura con cui svolge questo ruolo, viene soprannominato, con ironia macabra, l'anacreonte della ghigliottina, l'anacreonte della ghigliottina, cioè firma condanne a morte con levitas, si direbbe. Recenti ricerche, mi riferisco a un libro molto interessante di uno storico francese, Olivier Blanc, intitolato Gli uomini di Londra, hanno sollevato un pesante interrogativo. Barrère, ad un certo momento, non sappiamo quale, è stato arruolato dagli inglesi e diventato una spia inglese, svolgendo il suo compito come estremista. Addirittura è il promotore di una norma che viola i diritti elementari della legge di guerra, l'esecuzione capitale di tutti i prigionieri inglesi. Non aveva tutti i torti Saint-Just in quei frammenti che ho prima ricordato, che furono pubblicati postumi, erano degli scritti suoi
inediti, quando diceva: tra le fazioni manovrate dallo straniero c'era anche quella che aveva joué la terreur, giocato la carta del terrore. Barère è presente alla scena e la racconta dove? In un libro suo micidiale, in molti volumi, i suoi memoir, che però sono pubblicati, scritti molto dopo i fatti, pubblicati postumamente da Carnot nel 1842, quindi è un testimone oculare e non nel senso che lui ha visto, ma quel che racconta lo racconta decenni dopo e con una finalità apologetica. Non sarà sfuggito naturalmente il fatto che egli è morto nel 1841, quindi ha doppiato Termidoro, ha doppiato il Bonaparte, ha doppiato la Restaurazione. Un uomo indubbiamente abile, non può negarsi. Il suo racconto delle tre giornate è chiaramente finalizzato a dimostrare una tesi che si può confutare per altra via, che egli si è opposto fino all'ultimo alla illegalità e assume su di sé una responsabilità, per così dire, apparentemente veridica, cioè quella di essere stato lui il promotore dell'iniziativa «Usciamo dalla sala e andiamo incontro al popolo». Nel raccontare questa vicenda, Barère rifulge, ma è quasi inevitabile che in qualunque libro di memoria il protagonista rifulga rispetto agli altri, denuncia la doppiezza di Danton, di cui dice: per un verso in seduta faceva il mediatore, quando siamo andati di fronte agli armati, a Henriot in particolare, Danton gli si è avvicinato e gli ha detto: stai facendo bene, tira dritto, quindi doppiezza spudorata. Inventa un dettaglio, inventa nel senso che le altre fonti lo ignorano del tutto, anche le meno favorevoli a Robespierre, che cioè mentre Barère, lo racconta lui stesso, alla tribuna sta proponendo che si vada incontro al popolo per rompere l'assedio di cui la Convenzione è vittima, Robespierre gli si sarebbe avvicinato, salendo anche lui alla tribuna, gli avrebbe detto: lei sta combinando un pasticcio, ma gli avrebbe detto a bassa voce, al che eroicamente Barère ad altissima voce avrebbe risposto: il pasticcio non è qui, è sul carousel, cioè nella piazza dove sono gli armati. Robespierre non è intervenuto a stare agli atti parlamentari nel dibattito di quei tre giorni. È intervenuto Couthon, come abbiamo visto, e più volte. Ma nel resoconto che fa di se stesso, egli tace un dettaglio non trascurabile, che si ricava dai resoconti giornalistici confluiti negli atti parlamentari e nel processo verbale, sia pure sintetico, degli atti parlamentari medesimi, che cioè Barère è il promotore di una proposta, egli la tace completamente, che i 22 deputati si autosospendano da deputati, che si dimettano spontaneamente, proposta che fallisce nel senso che immediatamente la gran parte di quei 22 dissero: io non mi dimetto. E quanto alla proposta di andare incontro al popolo, come lui la presenta come un gesto di eroismo, sfida contro l'illegalità. Ma come è raccontata dalle fonti che parlano di quel suo intervento, ha tutt'altro sapore e non è mancato chi ha sospettato, lo racconta Michelet sulla base di svariate testimonianze memorialistiche, non è mancato chi ha ipotizzato ben altro, che cioè l'idea di andare incontro al popolo servisse a tagliare la discussione che stava volgendo al peggio, che stava volgendo a favore dei 22. Peraltro nell'intervento che egli pronuncia, e questo è quasi sintomatico dato il personaggio, lui insinua persino che Henriot sia pagato dagli inglesi, che cioè tutta questa operazione di assedio del Parlamento sia una manovra del nemico esterno. Michelet, il grandissimo Michelet di simpatie girondine, ispiratore, come si sa, di tanta letteratura sulla rivoluzione, a cominciare dallo stesso Sairà del nostro Carducci, che racconta appunto di essersi documentato su Michelet. Michelet racconta anche come è finita la votazione, che non ci fu, cioè non fu una vera votazione quella
che decretò la decadenza di quei 22. Lo racconta in modo da grande letterato quale egli era, e sono parole che forse meritano. Tutto sommato, diceva qualcuno, staranno meglio a casa, non saranno da rimpiangere gli arresti domiciliari, no? Altri diceva, un piccolo male è preferibile per evitarne di più grandi. Un altro ancora, con aria un po' stoica, disse, non è meglio non votare anziché tradire il nostro ruolo? L'idea fu colta al volo, dice Michelet. L'Assemblea non votò, la sola montagna votò. I montagnardi erano un centinaio di un consesso di gran lunga più grande, mischiata alla gente del popolo che si era accomodata amichevolmente sui banchi dei deputati tra le sue file. Ma prima di separarci da questo episodio, conviene riflettere un momento sul ruolo e sul senso della politica girondina. Si perde di vista che la drammatizzazione di questi avvenimenti, il loro precipitare nel modo che abbiamo ora raccontato, ruota tutto intorno al fatto gravissimo innescato dai girondini della guerra, la dichiarazione di guerra alla Prussia e all'Austria, il pericolo esterno. Il principale promotore di questa iniziativa che la Francia prende nell'aprile del 92 è Brissot, cioè il leader della Gironda. Chi realizza questo progetto incauto è Dumouriez, il generale di cui ho prima ricordato il nome e il ruolo. Gioco ambiguo in realtà quello. La Gironda ha un pretesto, un motivo, non voglio dire pretesto, essenziale. Cioè, dopo la fuga di Varennes, la fallita fuga di Varennes, il re viene riportato a Parigi e le potenze straniere, le teste coronate sono fra loro imparentate in vario modo, minacciano la Francia perché viene limitata la libertà personale del re. Queste minacce sono la premessa per la Gironda per una guerra preventiva contro le potenze straniere che potrebbero venire a difendere il sovrano in pericolo. Ma il sovrano, per parte sua, è favorevole anche lui alla guerra, perché spera che le grandi potenze vincano e lo liberino della rivoluzione. Perciò dicevo, è ambigua la vicenda della guerra. La testa lucida in questa vicenda è proprio quella di Robespierre, che in quel momento, aprile 92, non è neanche parlamentare, è fuori della legislativa. L'idea più stravagante che possa nascere nella testa di un uomo, dice al club dei Giacobini nel gennaio del 92, è quella di credere che sia sufficiente per un popolo entrare a mano armata nel territorio di un popolo straniero per fargli adottare le sue leggi e la sua Costituzione. Nessuno ama i missionari armati, il primo consiglio che danno la natura e la prudenza è quello di respingerli come nemici. Gli avvenimenti si concatenano, la guerra va malissimo, il re spera sempre più che la Francia perda e vieta la difesa di Parigi, al che il ministero girondino si dimette, insorge la piazza, è la giornata del 10 agosto, il re viene arrestato e portato nel tempio, è chiuso. Valmy, la Repubblica. È in quel momento che si crea la dualità dei poteri, perché gli artefici dell'insurrezione del 10 agosto, che libera la Francia dal pericolo incombente ormai di un'invasione straniera per rimettere il sovrano nei suoi antichi poteri, l'artefice di quella insurrezione è la Comune, sono le sezioni. Per questo si creano i due poteri. La Convenzione eletta in quelle condizioni, che entra in carica il 20 di settembre del 92, e le sezioni che sono gli artefici della vittoria della
contro la controrivoluzione. È un modello drammatico, la vittima immediata, l'élite girondina, fu poi perseguitata con una taccia inquietante, con una taccia che ci fa rabbrividire, fu definita la setta enciclopedista. I grandi esponenti di questo partito, Condorcet per fare un nome tra tanti, erano gli eredi della cultura dell'enciclopedia. Paradosso della storia, l'enciclopedia è la matrice della rivoluzione e la rivoluzione divora la setta enciclopedista. La questione che abbiamo dal principio posto e che qui viene ad affiorare nella maniera più tragica è il conflitto di sovranità che si determina nel vivo di una crisi rivoluzionaria. È una dualità che si può esprimere attraverso altri concetti, l'antitesi fra numero e qualità. La questione della legittimità, della prevalenza dei politicamente attivi e socialmente motivati nei confronti dei legalmente eletti. È un dilemma che ritorna già subito, neanche un anno dopo, al momento dell'arresto di Robespierre, che è vittima certamente di un complotto, che egli stesso denuncia alla Convenzione l'ultimo giorno della sua vita, subito dopo viene arrestato, ma in quel momento Henriot non riesce a mobilitare nessuna sezione, viene arrestato egli stesso. E il problema forse non è tanto di capire se ci fosse o no il complotto, il problema è di capire perché le sezioni non si sono mosse. È amaro e sterile dire hanno capito dopo, si sono ribellati sotto il governo del direttorio perché mancava il pane e sono stati mitragliati, ma si sono mossi dopo. E ritorna nel 48 i due momenti, febbraio e giugno. Febbraio si elegge l'assemblea costituente da capo, 1848. A giugno insorge Parigi e viene mitragliata questa folla dai deputati al governo, da Cavaignac, che è il figlio del convenzionale Cavaignac, regicida del 93. Un grande scrittore che abbiamo ricordato prima, che ha fatto di tutta la sua opera un racconto della rivoluzione, cioè Victor Hugo, nel libro terzo dei Miserabili si arrovella dinanzi a questo problema, definisce il giugno 48 una rivolta del popolo contro se stesso e ancora più, qualche pagina più in là, quella barricata giugno 48, aveva davanti a sé l'Assemblea Costituente, la sovranità del popolo, il suffragio universale, la Repubblica, era la Carmagnola che sfidava la Marsigliese. Sembra un gioco di parole, ma non è soltanto questo. Ho detto ritorna nel tempo, ritorna nel maggio 71 con la Comune, quella che noi crediamo essere l'unica Comune della storia di Francia, ma non è. Schiacciata da Thiers e la Comune quella volta perde. E proprio Victor Hugo, nell'ultimo tempo della sua vita, parlamentare finalmente, era stato esule sotto Napoleone III, impiega le ultime sue energie a riscattare l'onore politico dei comunardi. E ritorna nel gennaio del 1918. Anche lì una dualità di poteri a Pietroburgo, i sovieti e l'Assemblea Costituente. Lenin scioglie l'Assemblea Costituente perché i bolscevichi non sono in maggioranza. Un grande storico ha scritto, lo fece con una serenità quasi umoristica, Isaac Deutscher. Natura non facit saltus.
E nel conflitto politico-sociale non ci sono scorciatoie. Le rivoluzioni, disse alla Costituente Palmiro Togliatti, ammonendo soprattutto i suoi, non le fanno i partiti. I partiti al più le dirigono se ne sono capaci. E aveva ragione. Grazie.